Buongiorno Giulianova. Operazione Verità oggi si occupa delle facce di bronzo. Vedete, questo è il vocabolario della Treccani, che definisce facce di bronzo persone sfrontate che restano impassibili anche se sbugiardate, che non si vergognano di nulla. Le facce di bronzo nel nostro caso sono quelle del sindaco e dei suoi assessori. La vicenda la conoscete bene, ed è quella per la gara della individuazione del gestore unico dei rifiuti per 5 anni e per un costo complessivo di circa 25 milioni, pagato interamente da voi giugliesi attraverso la Tari. Un anno fa, era il luglio del 2023, quando coloro che in città avevano il compito di vigilare sul corretto espletamento della gara facevano le ninne nanne, fu Operazione Verità, lo ricordate, a scoperchiare il pentolone delle opacità e delle evidenti falle che emergevano dalla mera lettura degli atti e dei documenti della gara. E a farsi portavoce di tutti i giugliesi nel denunciare dettagliatamente le anomalie e invitare, come fa ogni buon padre di famiglia, sindaco e assessori a intervenire in autotutela per evitare danni economici e di servizi, previa naturalmente la verifica della validità delle procedure di gara che apparivano palesemente viziate. Vi fu un muro di gomma da parte di sindaco e assessore, lo ricordate? Anzi, per tutta risposta, chi vi parla ricevette una denuncia a querela da parte della ditta che si era aggiudicata, almeno a parere della sindaco e assessori e della commissione di gara di tecnici comunali, la gara e a cui avevano affidato il servizio a partire dal 5 dicembre 2022. La storia poi la conoscete. Dopo che Operazione Verità aveva continuato a farsi carico delle vostre ragioni nonostante la denuncia querela ricevuta, sindaco e assessori sono stati richiamati, presi per l'orecchio delle orecchie a rivedere la gara dalla sentenza del Consiglio di Stato, che non ha fatto altro che ribadire quello che noi avevamo molto sommessamente evidenziato. Il 5 gennaio 2024 quindi intervenne la sentenza e successivamente, solo dopo 14 mesi di gestione da parte di chi non aveva la legittimità a operare, è intervenuto il gestore vero, quello che ha veramente vinto la gara. Oggi cosa succede? Nuova amministrazione, ma stessi amministratori, stesso sindaco, stessi assessori, che avevano fatto quella frittata. Ma queste facce di bronzo cosa hanno fatto? Cosa affermano pubblicamente? Affermano che è tutto merito loro se la Tari può essere diminuita per l'anno 2024. È una cosa veramente che grida vendetta ai sette cieli, perché noi sappiamo bene che non è così. Ma loro lo dicono, non solo portano in consiglio comunale il giovedì scorso, il 18 luglio, un regolamento Tari che abbassa la Tari solo perché il costo del servizio adesso è diminuito, perché quello che era arrivato secondo paga circa 500.000 euro in meno di quello a cui avevano affidato illegittimamente il servizio per 14 mesi. Tutto lì. Voi cittadini dovete sapere che la Tari copre al 100% il costo del gestore unico. Un po' di vergogna sarebbe necessaria, ma soprattutto noi ci saremmo aspettati le scuse. Che poteva succedere? No. Loro dicono è merito dei nostri tecnici. Ma come? Sono proprio quei tecnici che il Consiglio di Stato ha bacchettato dicendo che avevano sbagliato?
E voi non potete dire che non lo sapevate, perché Operazione Verità vi aveva invitato in maniera collaborativa a rivederla quella gara. L'abbiamo visti noi gli atti, quindi potevate vederli pure voi. Facevate un'indagine interna e per il ruolo che compete il sindaco poteva agire in autotutela. Avrebbe evitato tutto questo. Oggi è arrivato il momento di chiedere scusa. Ma soprattutto i cittadini vogliono sapere altre due cose. Oltre a chiedere scusa, vorrebbero sapere chi li risarcisce dei soldi che hanno versato in più per quei 14 mesi, oltre 500.000 euro, che non dovevano versare attraverso la TARI. Quelli devono essere restituiti, è un danno erariale, quindi interverranno organi sovracomunali come la Corte dei Conti, ma magari sindaco e assessori facessero una conferenza stampa, chiedessero scusa e dicessero: adesso vi rimborsiamo, cittadini, perché avete pagato qualcosa in più, perché noi abbiamo sbagliato. E soprattutto la tariffa puntuale, che era il requisito fondamentale di quella gara, che non è entrata in funzione perché a chi era stato affidato il servizio non l'ha fatto, e cioè quella tariffa, cittadini, che consente a chi è più virtuoso, chi meno consuma, quindi più differenzia, di pagare di meno. Chi ci risarcirà di tutto questo? Operazione Verità continua a farsi portavoce dei giugliesi per vigilare sulle inefficienze, sperando che chi ha fatto le ninne nanne non le faccia più e si occupi di vigilare. Buona giornata a tutti.